Martedì 1 febbraio, buongiorno ai nostri telespettatori, ben ritrovati a una nuova puntata di Vera Mattina. La data di oggi coincide con, se vogliamo così definirla, la data zero del nuovo anno, perché ieri si è riunito nuovamente il Consiglio dei Ministri, sono emerse delle novità che comunque circolavano già nell'aria, come avete sentito, se avete seguito la nostra rassegna stampa di oggi, la proroga dell'obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto fino al 10 febbraio, data entro la quale terminerà con tutta probabilità anche la chiusura delle discoteche, ma si inizia già a lavorare sul prossimo futuro. Archiviato ormai il discorso Quirinale e stabilizzato anche il ruolo di Mario Draghi al governo, sono tante ancora le incombenze che pesano, soprattutto sotto la minaccia della variante Omicron, che come sapete ha portato a un rialzo dei contagi. Si resta in attesa del cosiddetto plateau, ovvero della stabilizzazione del numero dei positivi, per poi iniziare a ragionare anche su una eventuale riapertura di tutte quelle attività penalizzate dalla pandemia e riorganizzazione del mondo scuola, che ricordiamo è uno dei punti ancora al vaglio. In tutto questo, mercoledì prossimo il governo tornerà a riunirsi per fare il punto sul recovery. Tanto è vero che è già stato detto e precisato dallo stesso Mario Draghi che il Consiglio si riunirà per parlare di questo. Il tempo stringe, 2 giorni di tempo per fare il punto della situazione. I fondi del PNRR, il Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, che impongono il raggiungimento di 45 traguardi. Un obiettivo sicuramente ambizioso, una nuova sfida sulla quale il governo Draghi è chiamato a lavorare. Ma partiamo da quello che è stato un po' l'argomento di queste ultime settimane, di questi ultimi mesi, ovvero la corsa al Quirinale, che di fatto si è conclusa con la riconferma di Sergio Mattarella. Nemmeno il tempo di completare il trasloco, l'inquilino del Quirinale resterà all'ex Palazzo dei Papi. Questo che cosa significa? Io vado a collegarmi con il professor Giuseppe Sacco, che di certo non ha bisogno di presentazioni, economista, saggista, accademico, già ordinario presso l'Università LUISS. Buongiorno professore, grazie per aver accettato il nostro invito. Eccomi a voi, io ringrazio voi. Allora, professore, partirei proprio dal ruolo di Sergio Mattarella, il nonno d'Italia, così come lui stesso ha amato definirsi. Di certo aveva altri piani, ma richiamando al senso del dovere ha detto se serve ci sono, e così è stato. Nemmeno, come dicevo poc'anzi, il tempo del trasloco, la sua abitazione per il momento resta l'ex Palazzo dei Papi, la cerimonia di congedo, nemmeno a farla apposta, coinciderà con quella del reinsediamento, che con ogni probabilità si svolgerà giovedì 3 febbraio alle 15:30. Quali gli scenari futuri, professore? Beh, il principale scenario è quello che poi che si è voluto, è la continuità. Naturalmente la continuità vuol dire tante cose, perché qualcuno ha detto, capovolgendo la famosa frase del Gattopardo, che qui tutto è rimasto uguale. Non la sentiamo, probabilmente l'abbiamo persa, abbiamo perso il collegamento. Quello che stava cercando di spiegare il professore, insomma, richiamando un po' la continuità. Mi sente, professore? Io la sento. Benissimo. Temo che siate voi che non sentite me. No, no, adesso la sentiamo. C'è un forte ritorno. Cerchiamo di risolvere anche questo. Stava dicendo, a proposito della continuità. Qualcuno ha fatto una battuta presa dal Gattopardo, capovolgendola. Nel Gattopardo, con l'arrivo dei Savoia in Sicilia, tutto cambiava per non cambiare nulla. E infatti non è cambiato nella struttura Sicilia. Qui si è detto si può capovolgere, qui nulla è cambiato perché tutto dovrà cambiare. Ora io dubito che tutto dovrà cambiare, ma qualcosa dovrà cambiare, e qualcosa è la continuità, l'aver confermato il tandem Mattarella-Draghi obiettivamente pone le premesse perché qualcosa cambi, e anche rapidamente, perché l'orizzonte oggi come oggi
non è il settennato di Mattarella, ma le elezioni che si svolgeranno tra poco più. Esatto, proprio così, ma noi abbiamo voluto anche raccontare, insomma, chi è Sergio Mattarella, di certo non perché ce ne fosse bisogno, ma anche per raccontare questi ultimi 7 anni, il famoso settennato, e provare a mettere sulla scrivania del Colle quelli che sono i dossier ancora aperti. E allora vediamo chi è Sergio Mattarella e quali le nuove sfide che attendono questo ruolo, che non è più simbolico, come lei ha scritto in un interessantissimo articolo, professore. Non è più un ruolo simbolico quello o di mera garanzia, quello del Presidente della Repubblica, ma di fatto ha avuto un peso specifico, rilevante, e lo abbiamo già visto anche in passato, ricorderà meglio di me quando Sergio Mattarella si oppose alla nomina a ministro di Savona perché fortemente antieuropeista, no? E questo la dice lunga anche sulle posizioni più volte espresse dal Presidente della Repubblica circa una permanenza dell'Italia in questo macro contenitore che è l'Unione Europea. Vediamo il servizio e poi lo commentiamo insieme. Nato a Palermo il 23 luglio 1941, Sergio Mattarella è laureato in giurisprudenza e ha 3 figli. Fino al 1983 ha insegnato diritto parlamentare alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo. La vita del futuro presidente cambiò per sempre pochi anni prima, nel giorno dell'Epifania dell'80, quando vide morire tra le sue braccia il fratello Pier Santi, ucciso da un sicario della mafia. Un evento tragico che lo convinse a continuare l'attività politica del fratello tra le fila della Democrazia Cristiana. Nella sua carriera politica è stato parlamentare, ministro, vicepremier, giudice costituzionale e da ultimo presidente della Repubblica. Nel settennato appena trascorso si è trovato ad affrontare molte sfide, un Parlamento diviso tra tante anime diverse, le difficoltà nel 2017 a individuare una soluzione per il nuovo governo dopo le elezioni, le spinte populiste e antieuropeiste e poi la tragedia del terremoto del centro Italia del 2016, quella del Ponte Morandi a Genova e la pandemia ancora in corso. Nonostante tutto, Sergio Mattarella ha costituito un faro in questi anni, convinto sostenitore dell'Europa, di un'Italia inclusiva, accogliente e solidale, ha saputo conquistarsi la fiducia del paese. Non è un caso che in un periodo di grande crisi per la politica gli italiani ripongano ancora grandi speranze sulla sua figura. Sulla scrivania dell'ex Palazzo dei Papi, Mattarella troverà le stesse questioni irrisolte dentro e fuori l'Italia, dalla minaccia di una nuova guerra al confine ucraino ai grattacapi interni attorno alla nuova legge elettorale, decisioni affidati all'esperienza e alla saggezza di un nonno. Abbiamo provato, professore, anche a tratteggiare quello che è il quadro in continua evoluzione, peraltro al di fuori del confine nazionale. Tra poco ci arriveremo. 7 anni di mandato contraddistinti da tante grane, no? Lo abbiamo accennato. 5 governi si sono sostituiti. Insomma, il peso che cade sulle spalle di quest'uomo è un peso importante, evidentemente. Direi che in questa biografia per shock, diciamo, che ha qui sono identificati gli shock che ha subito la situazione italiana durante il settennato di Mattarella e che più hanno caratterizzato la figura di Mattarella, metterei il doppio shock per le precedenza, in cui prima il Movimento 5 Stelle, un movimento populista e totalmente fuori dagli schemi precedenti, prima si affermò una discreta vittoria e poi nel 18 travolse l'elettorato, diciamo, portandolo ad avere alla Camera una rappresentanza comparabile a quella della Democrazia Cristiana nel 1948. E lì successe una cosa interessante, perché Di Maio, il leader di quel movimento, osò chiedere l'impeachment di Mattarella. Ora, a quel punto si chiarì due cose, una cosa, diciamo, che Mattarella rappresentava l'Italia nella sua dignità nazionale di democratica e parlamentare di fronte a forze che non si rendevano neanche conto che cosa
di che cosa dicevano, di che cosa, e in che mondo si muovevano. La richiesta di impeachment fatta a Napoli davanti a una folla di sgangherati sostenitori è la medaglia più forte sul petto di questo garante che è stato in questi 7 anni Mattarella. La sua riconferma non a caso coincide con una situazione in cui la disparizione di quelle forze sembra possibile, se non probabile. Vorrei soffermarmi con lei anche sulla figura di Draghi. Come ne esce l'ex numero uno della BCE da tutta questa vicenda? Draghi è stato perché, per la frase che disse, essere un nonno a disposizione in cui Hanno scelto tra due si vuole nonni, eleggere. praticamente, mi pare di aver capito. Sì, ma perché nell'Italia, soprattutto che nell'Italia di oggi, vede, la pandemia ha messo in luce anche una cosa, ha messo in luce anche una cosa, che in molte famiglie gli anziani vengono considerati come un rifiuto difficile non si sa in quale cestino gettare, se quello è organico, e che quindi vengono affidati in proporzione sempre maggiore quanto più è sviluppata e avanzata la regione, o a delle case di riposo per anziani, o a delle badanti, eccetera. E infatti la pandemia ha fatto strage degli anziani. E a questo punto devo dire la verità che essere anziani è riconoscere il valore e il ruolo di una società, nella società è un grande merito, è un grande merito. E rivendicare il ruolo degli anziani mi sembra un modo conservatore, ma è un punto importante. In questo hanno fatto bene sia Draghi che Mattarella a definirsi nonni. Un po' si può notare che oggi il Parlamento, che è pieno di giovani, ha dovuto fare E infatti ricorso a due anziani. tra i nomi Quirinabili c'era anche quello di Pier Ferdinando Casini, che insomma avrebbe abbassato quantomeno l'età anagrafica. Ricordiamo insomma che per diventare presidente della Repubblica basta il compimento del 50° anno d'età, quindi tutti Ma un c'era po'. pure Sabino Cassese, Esatto. ma c'era pure Sabino Cassese che ha qualcosa come 7-8 anni più di Mattarella. E Sabino Cassese era un candidato non buttato lì così, era un candidato che poteva avere un consenso anche da parte di forze politiche diverse. Ricorderò che Cassese era stato, l'altra volta, la volta precedente, Cassese era stato proposto da Bersani come Presidente della Repubblica. Questa volta lui, poco prima di questo episodio, aveva partecipato a una manifestazione di Fratelli d'Italia, dove si sì, erano intervenuti anche altri professori che non erano, o personalità che non erano vicine a Fratelli d'Italia, ma lui aveva tenuto le conclusioni, insomma, diciamo che la candidatura di Cassese, che è molto più anziano molto più anziano, a quell'età gli anni ciascun anno conta di più, non era una candidatura, diciamo così, secondaria, e soprattutto era una candidatura che poneva l'accento sulla questione della riforma della giustizia, che è appunto l'unico punto su cui si dice che Mattarella non è stato sufficientemente attivo nel settennato precedente. Quindi diciamo che non è senza significato il fatto dell'essersi definiti entrambi nonni. Vuol dire molto di più, si potrebbe dire.
Senta, c'è anche una terza figura, questa tutta femminile, che avrebbe accontentato qualcuno, ma scontentato evidentemente qualcun altro, come nelle scelte si fa. Parlo della Belloni, di Elisabetta Belloni, una figura sconosciuta e più, ma invece molto nota e con un potere anche pregnante in strutture interne del governo, in settori particolarmente delicati, peraltro. Lei ha già fatto la domanda e ha pure la risposta, perché cosa succede? Che noi già abbiamo un premier tipo e la Belloni sarebbe stata avremmo avuto un tecnico alla presidenza della Repubblica con Draghi, no? No, perdono, avremmo avuto un tecnico ancora alla presidenza del Consiglio con Draghi e un tecnico alla presidenza della Repubblica. Ora però ci sono tecnici e tecnici, perché se avessimo fatto presidente della Repubblica un tecnico che dirige un manicomio, avremmo dato un'idea dell'Italia con un manicomio. Non so se rendo l'idea. Cioè, un tecnico Belloni nella posizione che riveste adesso, ma anche in quella che rivestiva prima come segretario generale della Farnesina, è un tecnico molto politico, è un tecnico con caratteristiche particolari ed è quello che, nella sua maniera spumeggiante, Renzi ha descritto come incandidabile. Ha detto: ma queste cose sono successe in Egitto con il passaggio alla presidenza di Sisi, capi segreti, al momento in cui veniva cacciato l'unico faraone mai eletto, l'unico dirigente mai eletto in Egitto, che si è spostato dai faraoni ai re. Prima poi ai califfi, ai re, e poi a personaggi carismatici come Nasser, eccetera. Oppure Andropov, che nel disfacimento sovietico passò dai servizi segreti direttamente alla guida dell'Unione Sovietica. Purtroppo lì si è fatto un disservizio alle donne, diciamo, perché si è scelto una personalità che proprio per il ruolo tecnico che ricopriva poneva problemi politici molto delicati. Io vorrei dire una cosa, che la Belloni è stata studentessa alla LUISS, nella facoltà dove ho insegnato 29 anni, e poi ha anche brevemente insegnato quando ha avuto un insegnamento con la cooperazione allo sviluppo, ha tenuto un insegnamento sulla cooperazione allo sviluppo. Quindi non posso essere sospetto di ostilità pregiudiziale, però si poneva un problema obiettivo. E dire che è stata esclusa perché era donna, vabbè, fa parte della strumentazione chimica, ma non è per questo. Professore, a spiazzare la notizia della riconferma di Mattarella, forse è rimasto soltanto lo stesso, non saprei se chiamarlo ex o tuttora capo dello Stato, perché di fatto i mercati hanno reagito bene, lo spread è rimasto contenuto, anche la stampa estera ha accolto con grande favore la riconferma, del capo dello Stato. Ecco, è significativo anche il clima di serenità che all'estero si respira, soprattutto in un momento così difficile. Ricordiamo quello che sta accadendo in queste ore al confine orientale. Lo spread faccio notare non si è mosso durante tutta questa faccenda, durante tutta la settimana, nel senso che non è specificamente la riconferma di Mattarella che lo ha mantenuto fermo. La verità è che l'economia italiana sta andando discretamente. Se posso dire una cosa, diciamo così, fuori un po' dall'attenzione generale, anche quell'iniziativa degli industriali italiani di mantenere comunque quell'incontro previsto qui alla fine si sono affrontate solo le legni e la Saipem, insomma, perché troppo collegate con lo Stato, ma è stata presente Renner. Quello ha dato la sensazione che l'Italia
da quel punto di vista fosse comunque in buone mani. Ecco, tra queste mani c'era la guerra di Iraq, naturalmente, ma di cui forse gli stranieri non si rendevano conto che andando alla presidenza della Repubblica avrebbe poi sostanzialmente perduto la possibilità del controllo diretto sulla situazione italiana che ha la Presidente del Consiglio. Diciamo che il New York Times ha raggiunto questo molto bene dicendo è una sorpresa venuta da un candidato in proprio. L'Europa possa andare bene. Era improbabile perché noi, come lei sa, all'estero abbiamo certo spesso cercato di mostrare il nostro volto peggiore, e poi quando si vede quello vero, la cosa si appare un po' strana. Mi interessava parlare con lei, professore, anche di come sta evolvendo la situazione nel confine orientale, quindi nello scontro, insomma, paventato, un possibile attacco russo. Si sta lavorando sul fronte della diplomazia. E ieri leggevo un titolo un po' inquietante dalle pagine del Messaggero: Navi russe davanti l'Italia, ci dobbiamo preoccupare. Per questo abbiamo anche navi italiane davanti alla Russia. Noi partecipiamo a uno schieramento, sia con forze di terra che con forze di mare, partecipiamo a uno schieramento che la Russia vede come molto minaccioso. Se uno si prende il disturbo di andare a guardare una carta dei paesi NATO, nel 1999 è una carta dei paesi NATO come oggi, vede che la Russia ha buone ragioni di sentirsi minacciata, anche perché è progressivo, non è solo che sono lì, ma che la NATO continua ad allargarsi. Insomma, quindi questo ha provocato varie conseguenze, questa espansione della NATO. Non solo ha fatto vedere che noi, che l'Occidente un po' ha mancato di parola, perché si era d'accordo che la NATO non si sarebbe estesa ulteriormente, scusate che devo fare un collegamento, È una ulteriormente querela adesso. che dura da 30 anni, professore, dalla fine della Guerra Fredda. No, perché le ultime adesioni alla NATO sono recenti, no? I paesi baltici, la Bulgaria e la Romania. Poi certo, se la NATO si estende anche all'Ucraina, veramente la Russia deve sentirsi isolata. Guardi che non è una cosa senza conseguenze, lo è già stata, ha già portato alle conseguenze. Quali sono queste conseguenze? Che oggi come oggi, di fronte a un attacco convenzionale, la Russia, che è già più piccola dell'Unione Sovietica, e soprattutto il confine occidentale della Russia è molto più a est di quanto non fosse l'Unione Sovietica, non ha neanche, non solo il tempo, ma neanche lo spazio per una difesa convenzionale. Quando la linea tra i due blocchi passava più o meno, insomma, tra la Germania Est e la Germania Ovest, la Russia o anche l'Occidente, ciascuno dei due, aveva una possibilità di difendersi con mezzi convenzionali. Oggi questo non è possibile per la Russia. Per cui la Russia è molto più povera oggi, ha pochi soldi che ha per la. Faccio notare che la Russia ha un prodotto interno lordo minore di quello dell'Italia. Attenzione, i pochi soldi che ha li spende per gli unici armamenti che può utilizzare, che sono quelli atomici. Quindi già noi abbiamo avuto la conseguenza della Russia è che l'equilibrio nelle forze armate e nella ricerca russa si è spostata sulle armi atomiche anziché su quelle convenzionali, e soprattutto sui vettori atomici. Insomma, sono cose gravi, sono conseguenze gravi. Lì si gioca con il fuoco. Noi rischiamo una situazione come quella del 14
in cui, come sonnambuli, si fece una guerra che si diceva dura poche settimane, è durata 5 anni, ha fatto 50 milioni di morti, va bene? Una guerra breve. E poi c'è una guerra, si diceva, che porrà fine a tutte le guerre, e invece ha posto le premesse per una guerra ancora più tremenda, la seconda guerra mondiale. Guardate che queste cose non si scherza, e invece questo mi sembra che non tutti se ne rendano conto. Probabilmente l'impegno anche della stampa, della comunicazione su questo fronte dovrebbe essere maggiore, professore, sta un po' passando in Verissimo. Sordina. Verissimo. Le ambientali sono un coro deprimente di plauso e di riaffermazione delle tesi della propaganda diciamo così, occidentale. Bisogna fare delle eccezioni comunque. Foreign Affairs, perché la rivista del Council on Foreign Relations, che tradizionalmente rappresenta l'establishment politico americano, in particolare l'establishment, naturalamente, che si occupa di essere quello che si chiama la Foreign Affairs Community, quelli che si occupano delle relazioni internazionali, ha preso delle posizioni fermissime, per esempio contro il fatto che la NATO sarebbe aperta a tutti. No, che significa la NATO aperta a tutti? Tutti i paesi che sentono minacciati. Allora l'Iran si può presentare e farsi io voglio essere difeso dalla NATO, lo prenderemo? No, evidentemente. E allora perché dice l'Ucraina ha diritto di entrare in NATO? Ma dove sta scritto il diritto di entrare in un'alleanza? A parte sembra quella più tranquilla, almeno a sentire le voci dei suoi ministri, sembra la più tranquilla in questo momento. Ieri ha parlato il ministro. Che cosa la più tranquilla? No, rispetto a questa situazione, cioè i più agitati forse sono i paesi anglosassoni, Stati Uniti e Gran Bretagna. Sono gli Stati Uniti per ragioni di politica interna, perché in senso in America, una cosa che si può notare leggendo la stampa americana, è che si parla addirittura di guerra civile in America. Sono esagerazioni enormi, mostruose, ma certo che c'è una forte tensione in America e molte posizioni di politica estera sono sventolamenti di bandiera a fine di ottenere consenso interno. Questo l'Inghilterra, d'altra parte, è in preda a una sorta di tentativo dell'Inghilterra, si diceva, un paese che ha perso un impero e non ha ancora trovato un ruolo. Lo si è detto per tutto il dopoguerra. Sembrava che un ruolo, se positivo o negativo, lo avete trovato nella Comunità Europea. Poi c'è stata 43 anni e poi se ne è uscita. Ora è più che mai alla ricerca di un. È in una crisi di identità. È una crisi di identità internazionale per un paese con un impero. Guardate che deve essere che è un po' pesante. È una decadenza, è stata una decadenza molto rapida. Molto, molto rapida. Grazie professore, purtroppo il nostro tempo a disposizione è terminato, noi dobbiamo chiaramente grazie per esigenze di tempo cambiare grazie argomento. Se ho accettato, se vi ho coinvolto nell'espressione di idee un po' troppo non convenzionali. Ma a noi insomma ci piace, come dire, fornire tutti i punti di vista anche nel senso di una più completa informazione, quindi una voce autorevole come la sua ci aiuta sicuramente a leggere come una cartina tornasole quello che sta accadendo, e ben vengano insomma le voci anticonvenzionali o unconventional, per usare un anglicismo. Grazie al professor Giuseppe Sacco. Grazie infinite, economista, saggista e accademico. Noi ci fermiamo per la pubblicità, ma tra pochissimo continueremo a parlare di quello che sono state le ultime settimane che hanno portato insomma al rinnovo della carica di Sergio Mattarella e di quanto in realtà ne sappiamo sui meccanismi che governano il nostro sistema parlamentare, governativo, insomma costituzionale. Perché? Perché nasce un'importante iniziativa mirata proprio alla divulgazione e alla conoscenza di questa nostra Costituzione, annoverata tra le più belle del mondo. Restate con noi.